Salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo in FIFA 16, modalità carriera allenatore. Oggi incomincia il campionato 2017-2018. Vedremo la prima partita contro il Carpi e poi affronteremo il Palermo. In queste due partite i bianconeri si schiereranno con un 3-5-2, o meglio un 3-4-1-2, visto che nella finale di Supercoppa Italiana la squadra bianconera ha girato molto bene con questo modulo. Contro il Carpi giocheremo con una squadra con degli esterni un po' più offensivi, mentre contro il Palermo giocheremo con degli esterni leggermente più difensivi. Andiamo a farci la formazione e poi ci tuffiamo in partita. Ed ecco la formazione che scenderà in campo contro il Carpi. La squadra è quasi tutta quella titolare. Prima partita per Umtiti con il numero 5 di maglietta. A destra c'è stato un cambio, non ci sarà Kese Rodriguez ma ci sarà Elio Nussi. E in attacco non ci sarà Lewandowski ma ci sarà Morata e Dybala. Visto che la prossima partita è un po' più impegnativa, facciamo giocare dai primi minuti Morata, che sta perdendo, diciamo, la posizione da titolare. Ed ecco la formazione del Carpi. Ho visto che in riserva c'è Boriello. Eccolo qui, gioca con un 4-4-1-1. Non è male come squadra, dai, pensavo peggio. Adesso skippiamo, andiamo. E la Juve parte, inizia questo campionato 2017-2018. Colpo di testa, Dybala, finta, Dybala, carica il tiro, paratone di Benussi, calcio d'angolo. La Juve parte bene, 10 minuti di gioco, pallone in mezzo come sempre, pallone che si è infortunato un giocatore, attenzione, speriamo non è grave, è Bonucci se non sbaglio. Pallone in mezzo, Chiellini deve spazzare questo pallone, poi attenzione perché Bonucci non ce la sta facendo. Si tocca sempre il ginocchio sinistro se non sbaglio. Un problema al ginocchio sinistro per Bonucci, che è anche fuori dall'azione. Adesso si fa saltare. Bisogna rimediare subito. E attenzione a questi errori, Buffon riesce a mettere una pezza. Attenzione perché Bonucci ha gravi problemi e non riesce a difendere. Vediamo se sarà il caso di fare qualche sostituzione. La squadra bianconera che può ripartire con questo contropiede. Morata salta un avversario, vediamo cosa fa. Perde il pallone, nulla da fare. Morata ancora in ombra. Colpo di testa, c'è un mezzo errore. James Rodriguez va al tiro. Pogba la tocca a Vidal che scarica da lì. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol Arturo Vidal. Ragazzi, non so esprimermi su questo gol, non so esprimermi. Elio Nussi la tocca a Pogba. Pogba tocca subito per Vidal, scarica un destro micidiale. Benussi non può arrivare. Mamma mia come l'ha colpita bene qui il re bianconero. Va a infilare questo pallone per l'1-0 della Juventus. Pochi tiri ma arrivano i gol. Il primo tempo sul risultato di 1-0, pochissime occasioni, ma davvero una Juve cinica. Ha fatto dai 2-3 tiri in porta e su questi 3 tiri è arrivato un gol straordinario di re Arturo Vidal. Andiamo nel secondo tempo. Quindi Bonucci non ce la fa. Metteremo Aurier e poi sposteremo Aurier al posto di Chiellini e scambiamo con Umtiti, in modo da avere Giorgione Chiellini al centro e i due giocatori un po' più veloci, leggermente più decentrati. Eccolo qui, James la tocca a Paolo Dybala che crossa di prima, c'è Morata! Mamma che gol! Mamma che gol! Alvaro Morata, sforbiciata incredibile, bellissimo il cross qui di Paolo Dybala, crossa di prima. Ma Morata incomincia la stagione alla grande con questa sforbiciata. Li abbiamo visti i gol di Morata, non sono stati tantissimi nell'arco dei 2 anni, però li ha fatti sempre in una maniera spettacolare. Ricordiamo il gol contro il Torino in rovesciata quasi da fuori area,
ottimo gol di Alvaro. Ed eccolo qui Pogba, salta l'avversario, riesce a toccarla a Royce. Mamma mia che partita sta facendo la squadra bianconera. Royce fuori di un soffio. La Juve è vicina al gol del 3-0. Appena acquistato, eccolo qui Elionussi. C'è un fallo, c'è un fallo. Punizione per la Juve. Occhio perché c'è Royce alla battuta. Royce proverà il tiro di potenza. La palla gira. Mamma mia, fuori di un soffio. Le ultime due sostituzioni saranno davvero importanti, visto che Morata ha fatto un'ottima prestazione, almeno ha tirato pochissimo, ma almeno ha fatto gol. Direi di fargli fare tutta la partita. Adesso è il momento di Jesus, che andrà al posto di Dybala, e poi ci andiamo a mettere Kese Rodriguez al posto di Royce. Un po' troppo all'indietro, attenzione a Letizia, gira questo pallone, Carpi pericoloso. Buffon fa vedere ancora che è capace di parare. Calcio d'angolo, Martigno gira, 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 Buffon blocca, può partire il contropiede della Juve, vediamo se ci riesce. Tocco per James Rodriguez, la va a toccare a Vidal, la Juve in contropiede, è andata la Juve in contropiede. Vidal è stanchissimo, riesce a passarla a Jesus. Jesus la mette in mezzo, colpo di testa di Morata e abbiamo il 3-0 della Juventus. Che partitona, questo modulo è perfetto per questa squadra. È perfetto, solo che bisogna cambiare, anche perché abbiamo davvero tantissimi terzini destri e sinistri che poi non giocherebbero. Finisce questo secondo tempo, una Juve eccezionale, davvero. Due gol stupendi, un altro è stato, diciamo, la ciliegina sulla torta. La Juve parte bene nella prima giornata di campionato di Serie A con un bel netto 3-0, un Morata che fa la doppietta, un Gabriel Jesus che si fa vedere anche con le sue doti di assist man, grandissimo gol di Vidal, decente prestazione di James Rodriguez, Dybala fa il suo, la Juve gira bene, la difesa ha fatto qualche pasticcio, però ci può stare per una difesa a 3. Adesso andiamo a vedere gli altri risultati. Ed ecco i risultati di questa giornata di Serie A, quelli disponibili sono la Juventus che vince in trasferta con il Carpi 3-0, la Fiorentina parte bene vincendo 2-1 con il Chievo Verona, l'Hellas Verona perde in casa contro l'Empoli e c'è un altro 3-0, quello della squadra romana sulla squadra del Cagliari. E attenzione perché il calciomercato è ancora aperto, ma la squadra bianconera oramai ha acquistato tutti i giocatori che gli servivano, ma possono andare ancora via alcuni giocatori. Mi sono dimenticato di dirvi che Vitale è andato in prestito all'Avellino, non mi ricordavo la squadra, me la sono segnata, quindi Vitale è andato in prestito all'Avellino. Il Manchester United ha ritirato l'offerta per Cuadrado perché la cifra che abbiamo, diciamo, proposto era troppo alta. Vediamo se arriveranno altre vendite, se no andiamo direttamente nella partita Juventus-Palermo. Nel frattempo però Bonucci rimarrà fuori dalla squadra per 3 settimane, l'infortunio è una distorsione alla caviglia e vedremo se gli altri giocatori riusciranno a rimpiazzare un difensore che fino adesso ha dato solo garanzie. Abbiamo ricevuto un'altra offerta per Cuadrado, andiamola a vedere insieme. 18,500 milioni dal Liverpool. Cuadrado vale 21,500, non posso vendertelo a questa cifra. Posso fare un'eccezione, 35 milioni e 500 e Cuadrado è tuo, se no rimane in casacca bianconera. Ed ecco la squadra che scenderà in campo contro il Palermo. In difesa ci sarà Rugani a rimpiazzare Bonucci, speriamo che non fa cappellate. Gli esterni di centrocampo sono due giocatori molto bravi in difesa che aiuteranno tantissimo, ovvero Aurier e Alexandro. Il centrocampo rimane lo stesso, l'attacco invece ci sarà Lewandowski che debutterà nella prima partita in campionato con la Juventus e Gabriel Jesus che ha già fatto un po' di minuti nella prima partita di Serie A, mentre rigiocherà lì dietro le punte James Rodriguez. I sostituti sono Scuffet, Caceres, Tielemans, Elionussi,
Royce, Dybala e Morata. Adesso vediamo la formazione, come sempre, del Palermo e poi tuffiamoci in partita. Ed ecco gli 11 di partenza del Palermo. In porta c'è Viviano, gioca con un 3-5-2, diciamo come noi, solo che un centrocampista invece di essere offensivo è un centrocampista difensivo. Tutto pronto, andiamo a vedere, iniziata la Juventus, se si riconferma uno squadrone in attacco e ha risolto i suoi problemi proprio nella fase realizzativa. Non ci riesce, Vidal insegue, non ce la fa e Buffon subito deve fare un bel intervento perché Rugani si è dimenticato che è un difensore e non è riuscito ad andare a contrastare l'attaccante del Palermo. Quindi parte forte il Palermo dopo 3 minuti e sa il fatto suo questa squadra. Quaison adesso fa girare per Morganella, il pallone gira. Finalmente ha fatto un intervento, c'è una deviazione sfortunata, meno male che Buffon ha ancora i riflessi per poter parare questi palloni. Tiene il pallone molto bene, aspetta l'inserimento di James, eccolo qui, le va a toccare a Pogba, stop e tiro! Viviano, va a rinvio, corto, pericolo, mamma mia, pericoloso questo rinvio di Viviano, il difensore ha paura, va a buttare fuori in rimessa laterale il pallone. La Juve prova di nuovo a creare problemi alla squadra del Palermo. Vediamo cosa succede. Il tocco per Gabriel Jesus, prova a infilarsi in mezzo a due, il tiro, mamma mia che parata ha fatto Viviano, ma la Juve c'è. Calcio d'angolo, James Rodriguez gira sto pallone, colpo di testa di Rugani, peccato, centrale, Viviano blocca, James tira da lì. Debole il tiro, ragazzi, debolissimo. La va a toccare a Aurier, subito di prima. Pallone che gira, non arriva di un soffio James Rodriguez, però siamo vicini al gol, secondo me. E adesso proprio James la proverà a mettere in mezzo. Palla che gira, Chiellini può andare in di... Mamma mia che fallo lì. Mamma mia che fallo lì. Pogba subito. Niente, ragazzi, niente. Chiellini in testa, bene, Alessandro si gira, la tocca Pogba, ancora Pog, fa una finta, la riesce a toccare a Lewandowski, subito per Gabriel Jesus, bene, ah! Peccato, pensavo tirava col sinistro a giro, faceva gol, invece ha voluto tirare di destro, si è anche fermato, peccato. Chiusura di Vidal, fallosa, fallosa, l'arbitro si avvicina e darà l'ammonizione al nostro re bianconero. Punizione, vediamo che succede, spiovente nell'area di rigore, chiuso molto bene dal difensore bianconero. Adesso, mamma mia, se quella era ammonizione su Vidal, questa espulsione, questa espulsione, non dà niente, non dà niente. Adesso spiegatemi perché il fallo di Vidal era ammonizione e questo non è espulsione, non è neanche ammonizione, fallo da dietro per non farlo andare in contropiede, dai. Finisce il primo tempo, il risultato è sullo 0-0, la Juve meriterebbe il vantaggio, il Palermo si è visto davvero poco e i tiri in porta che ha fatto non sono stati pericolosi, invece la Juventus è andata vicinissima al gol ma non è riuscita a finalizzare. Vediamo se nel secondo tempo la Juve si riesce a sbloccare. Eccolo qui il secondo tempo appena battuto, vediamo se la Juve riesce a segnare, se no bisognerà fare qualche micro sostituzione, specialmente sugli esterni, visto che non sono molto offensivi. Ma Alessandro si muove bene, riesce a tenere il pallone, la riesce a toccare a James Rodriguez che fa questo tiro. Come fai a non prendere la porta? Incominciamo a levare Alessandro e a mettere Royce per essere un po' più offensivi. Gabriel Jesus che può andare, vediamo cosa fa. Ah, attenzione, Pogba scarica da lì, deviazione. C'è calcio d'angolo, arriva la prima sostituzione e adesso James Rodriguez la fa girare al centro, Viviano arriva ancora, Aurier, scarica da lì, mamma mia Aurier, bravo anche sui tiri. Calcio d'angolo ancora, vediamo se riusciamo a colpire di testa, pallone che gira e colpo di testa, nulla, niente, pallone in mezzo. James Rodriguez diventa un cross tiro, lì se veniva intercettato da un attaccante arrivava il gol sicuro. Altre sostituzioni, qualcosa non mi sta piacendo, quindi andiamo a mettere Elionussi per diciamo esterni molto più offensivi
E mettiamo Tielemans al posto di Vidal, che è già ammonito, non voglio rischiare l'espulsione. Aurier in mezzo a due, riesce a toccarla a Lewandowski, Lewandowski per Gabriel! Jesus! 68esimo! Il gioiellino, il diamante bianconero, colpisce ancora! 4 partite, non tutte ufficiali, però 4 partite, 4 gol per il gioiellino bianconero, e nella partita precedente ha fatto anche un assist. Fantastico il passaggio di Lewandowski. Gabriel Jesus di prima scocca questa botta di destro e il pallone si insacca. Il risultato cambia, 1-0 per la Juve. Gioiellino al 69esimo, 1-0. Gira Chiellini di cattiveria, ma il pallone è ancora per il Palermo. Attenzione, si è infortunato un giocatore del Palermo. Attenzione a sti palloni in mezzo, non facciamo cavolate, non buttiamo al vento il vantaggio. Niente da fare, James Rodriguez non sta facendo un'ottima prestazione. Diciamo che per il momento tutte le partite, attenzione, Buffon ha fatto un altro miracolo alla faccia dell'anziano con le stampelle. Bello questo passaggio. Pogba aspetta l'inserimento. Ancora Elionussi. Elionussi finta. Ancora Elionussi. Ne fa fuori 2, 3. Poi la passa a Pogba. Scarica da lì, deviata. Ma c'è un fallo di mano, quindi punizione dal limite. E siamo agli ultimi minuti. Possiamo fare il 2-0 con James Rodriguez. Ma attenzione, perché in barriera c'è un giocatore più alto della porta un altro po'. Quindi non sarà semplice. Visto che secondo me non faremo niente se facciamo così, io direi di fare questa giocata. Attenzione, passaggio lì, Pogba, c'è la deviazione. Rugani subito, bello, Royce tira da lì, grande parata del portiere Viviano, calcio d'angolo. La Juve meriterebbe più dell'1-0, ma va bene così, l'importante è portare a casa i punti. Deviata ancora la Juve, eccolo qui James. Fa una finta, ancora James, James, bravo qui James, non trova spazi, non trova amici, quindi ancora sulla fascia, finta, la mette in mezzo, diventa quasi un tiro, finisce ragazzi, finisce, anche questa la portiamo a casa con una vittoria di misura, ma abbiamo giocato benissimo. Il 3-5-2 è diventato ufficialmente uno dei moduli che vedremo spesso in questo campionato, almeno con le squadre un po' più piccole. Adesso andiamo a vedere risultati di Serie A, classifica e poi ci salutiamo. Ed ecco i risultati disponibili: Atalanta 2, Empoli 0, la Lazio vince 2-1 con il Cagliari, Cagliari che ha ricevuto la sua seconda sconfitta in due partite di campionato, Bologna che vince 2-1 in trasferta col Chievo Verona, anche per il Chievo due sconfitte su due partite. La Juve vince 1-0 e Napoli perde con il Cagliari in casa. E 4-0 della Roma, Roma che è arrivata già a 7 gol fatti in due partite. Andiamo a vedere la classifica. Ed ecco la classifica momentanea. Roma, Juve e Fiorentina sono lì a punteggio pieno. Poi c'è l'Atalanta al quarto posto con Milan, Lazio, Sassuolo, Bologna, Genoa, Napoli che ha già perso una partita, una l'ha vinta, una l'ha persa, così come anche la squadra milanese, l'Inter. Poi c'è l'Empoli, Carpi, Udinese, Palermo, Sampdoria, Chievo Verona, per il momento in Serie B, ma è ancora troppo presto, però per il momento in Serie B Cagliari, Hellas Verona e Torino. Secondo me il Cagliari si salverà davvero con molta facilità. Nel frattempo il Liverpool rifiuta la nostra controfferta per Cuadrado. Quindi ragazzi, io penso che per questa puntata di FIFA 16 è tutto. Vi informerò se arriveranno vendite, se arriveranno acquisti da parte di altre squadre. Io vi saluto, lasciate sempre un bel like per supportare il video. Non vi dico la quantità dei like che dovete mettere, voglio solo che se vi piace un mio video mettete un bel ditino su quel pollicino, pollicione, pollicino, come lo volete chiamare, in su, per supportare il video e farmi capire che vi piacciono ovviamente i miei episodi di FIFA 16 in modalità carriera allenatore. Io vi do un bacione e ciao a tutti da Pierre Dark Knight 91.